Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Anche per oggi continuiamo l'esplorazione, il nostro piccolo viaggio attraverso le razze canine. Vi invito al solito iscrivervi attivando anche la campanellina, condividendo se il video vi sarà piaciuto e lasciare un like. Grazie fin da ora. Oggi parliamo di una bella razza. Eh sì, come non riconoscerlo? Il Bull Terrier. Origini, razza diffusa nata nel XVII secolo in Inghilterra per i combattimenti tra cani incrociando Bulldog e Terrier. Dopo divieto, nel 1835, il Bull Terrier fu sottoposto a una seconda selezione per fargli perdere l'aggressività. Morfologia molossoide subbrevilineo, FCI, ovvero Federazione Cinologica Internazionale, sezione 11, gruppo 3. Taglia e peso, non ci sono limiti di taglia, esiste però una varietà molto più piccola, il Miniature Bull Terrier. Che ha un'altezza garrese inferiore ai 35 cm e un peso inferiore ai 9 kg. L'aspetto del Bull Terrier è cambiato in modo sostanziale con lo sviluppo della razza. Non solo la testa, anche la taglia e il colore di questo cane hanno portato a delle modifiche nello standard di razza. Con la testa a forma di uovo, la canna nasale discendente e gli occhi stretti, il Bull Terrier non è propriamente l'ideale di bellezza che di solito si ricerca nei cani, ma probabilmente sono proprio queste particolarità a piacere tanto ai suoi estimatori. Gli orecchi piccoli e fini sono piazzati vicini tra loro sulla testa e tenuti rigidamente eretti. Gli assi craniofacciali divergenti, quello che in inglese si chiama down face, sono un tratto caratteristico della razza. Il cosiddetto naso romano, invece, è il risultato dell'impegno profuso da Raymond Oppenheimer nell'allevamento. Raymond Oppenheimer era un giocatore di golf. Giudicava Bull Terrier già nel 1939 al Morris and Dex Show. Nel 1957 era diventato il massimo esperto di Bull Terrier e trascorreva gran parte del suo tempo a supervisionare i suoi allevamenti e a giudicare in Gran Bretagna, Europa e Stati Uniti. Si tratta di un cane pieno di risorse, molto affettuoso con i suoi umani, ma altrettanto impegnativo, che va compreso e amato in tutta la sua complessità. Viene descritto spesso con termini molto eloquenti, tipo gladiatore dei cani, e racchiude in sé la potenza del bulldog e la tenacia del terrier e le relative motivazioni. Prima fra tutte spicca la predatoria, che spinge fortissima e regala al Bull Terrier la capacità di voler afferrare, e se non si sta attenti di riuscire a farlo, qualsiasi cosa si muove intorno a lui, che sia una bicicletta, un gatto, un altro cane o un ignaro passante frettoloso. La motivazione cinestesica che lo rende una palla impazzita
capace di saltare sui muri e percorrere distanze alla velocità della luce. Otterrete un cacciatore folle, difficilissimo da fermare, data la determinazione ereditata dai Terrier. Ha un'eccitabilità altissima che, sommata a scarse capacità comunicative, può sfociare in un vero e proprio terremoto. È un esserino compatto con una tipica rigidità di movimenti che lo fanno muovere quasi a scatti, il muso a uovo e con occhi piccolissimi, lo priva quasi completamente della mimica facciale. È davvero complesso decifrare le sue intenzioni anche per i cani. Va da sé che non ha una buona socialità, anzi in caso di interazioni particolarmente difficili mette in campo le motivazioni delle di razza competitiva e possessiva con cui misura gli avversari, non facendosi problemi a reagire nel caso l'altro non capisse il messaggio. Ma ha anche un lato tenero, è un cane davvero dolce con una motivazione affiliativa molto spiccata. La sua motivazione epimeletica inoltre lo porterà a prendersi cura di voi, non mollandovi un attimo nel caso abbiate una giornata storta, salvo poi riattivarsi come un razzo appena il mondo gli propone uno stimolo. Bisogna prestare dunque molta attenzione alla socializzazione del cane, importante che sia fin dai primi mesi sia portato a socializzare sia con gli altri cani, cuccioli adulti, sia con le persone, affinché si formi un carattere sicuro e socievole. Il Bull Terrier è una razza unica in tutto e per tutto. Nel corso della selezione, oltre ai tratti fisici e caratteriali, si sono fissate anche delle patologie tipiche. Sordità, problemi renali, cardiaci, della pelle, lussazione della rotula, LAD, cioè l'acrodermatite letale. È quindi utile, nel caso si volesse adottare questo tipo di cane, informarsi bene da un veterinario ed io, non essendo un medico, ve lo consiglio caldamente. Eccoci quindi giunti alla fine del nostro piccolo video. Io, come sempre, vi saluto, vi invito di nuovo ad iscrivervi e anche magari lasciare un commento. Vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti da Fio Tutorial.